Amen. Allora questa mattina siamo qui insieme e eh, il titolo di questo messaggio che il Signore mi ha dato, il pensiero che mi ha messo in questa settimana era fortificati nella fede. Amen. Allora dire la persona vicina a te fortificati nella fede. Amen. Abbiamo bisogno di essere fortificati, no? la nostra fede. In questo tempo abbiamo parlato di breakthrough, di fare uno sfondamento, abbiamo parlato di essere pieni dello Spirito Santo, di essere rinnovati e di vivere nella potenza del soprannaturale. Ma per vivere in questa realtà abbiamo bisogno di essere fortificati nella nostra fede. Amen. Allora siamo arrivati al mese di giugno, sembra che l'estate è esplosa tutto insieme. Eh, eh, io mi ero messo un vestito più pesante, ma mi sembra che non mi serve. E comunque magari alla metà di questo anno, siamo alla metà di questo anno, siamo arrivati qua e qualcuno forse sta già pensando alle ferie estive, ma eh, la mia domanda è quali sono le tue aspettative per il resto di questo anno? Cioè, hai aspettative solo di andare in ferie e andare al mare? o hai delle aspettative spirituali anche da parte di Dio per vedere che ancora in questi prossimi mesi Dio è all'opera e farà quello che lui desidera fare, quello che lui ci ha promesso. Perché sapete, non vogliamo che questi prossimi sei mesi ci sfuggano di mano. Eh, noi, io mi accorgo, non so se a voi fa lo stesso effetto, ma più invecchio e più il tempo mi passa veloce. Quando ero, quando ero ragazzo il tempo non mi passava mai. Si, 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 si giocava a fare tiratardi, ma ora un giorno corre, eppure sono sempre le stesse 24 ore, eh, non è che è cambiato, ma abbiamo questa sensazione che più avanti andiamo negli anni, più il tempo passa velocemente. E così ecco che tra poco, tra pochissimo ci troveremo a festeggiare l'ultimo dell'anno. Eh. È, è vero? Inizieremo tra poco. Eh, siamo nel mese delle ferie, nuove sessioni e abbiamo ancora sei, sei mesi davanti a noi, ma l'aspettativa che abbiamo, qual è la nostra aspettativa da parte del Signore amen, nella nostra vita? Perché sapete l'aspettativa che noi abbiamo muove la nostra fede. Amen. Se non abbiamo nessuna aspettativa la nostra fede rimane eh, ferma. Ma quando noi abbiamo un'aspettativa, l'aspettativa si basa su cose che Dio ha fatto per noi, su promesse che ha fatto per noi e l'aspettativa mette in azione la nostra fede. Amen? E quindi quando noi abbiamo aspettative, quello che succede è che il nemico viene, manda demoni per mettere pensieri negativi nella nostra mente, ci cerca di abbassare le nostre aspettative, ci cerca di farci pensare che non ci sono possibilità di uscita, ma quando tu senti che questi pensieri arrivano, allora è proprio il momento di dire no, io voglio credere, voglio rompere questi pensieri negativi, perché i pensieri negativi vengano e non si possono fermare, ma abbiamo necessità di respingere ogni pensiero, ogni demone che cerca di ostacolare la nostra aspettativa nel Signore. E quindi dobbiamo denunciare i pensieri di dubbio, dobbiamo dichiarare la nostra fede e dobbiamo dire la mia aspettativa è nel Signore, amen? come questa mattina abbiamo dichiarato, sono un uomo libero, sono una donna libera, il Signore mi ha reso libero e allora io voglio andare avanti continuando a credere che Dio è con me, amen? diciamolo questa mattina, Dio è con me. Il Signore è con noi, lo Spirito Santo è in noi e questo ci dà la forza. Quindi noi serviamo un Dio che è senza limiti, è un Dio che è senza limiti e quindi noi siamo limitati, ma Lui è al di sopra di ogni limite e può darci, come dice la parola del Signore, al di là di quello che noi pensiamo, al di là di quello che noi domandiamo, perché Lui è illimitato e noi dobbiamo permettere e permettiamo, questa mattina diciamo Signore, noi permettiamo che Tu vieni nella nostra vita, che Tu operi in maniera soprannaturale, che ci apri le porte del cielo per riversare sopra di noi. Tanta benedizione, da non sapere dove noi poterla mettere. Amen. E quindi, questi prossimi mesi, dichiariamo nel nome del Signore, che saranno ancora mesi di benedizione. Amen. Diciamolo insieme, nel nome di Gesù, io dichiaro che i prossimi mesi saranno mesi di benedizione. Amen. Amen. La mia aspettativa è di essere grandemente Benedetto! Amen. 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 Questi mesi passati siamo stati benedetti Amen! e i mesi futuri saremo ancora più benedetti. Amen! Sapete, ci sono situazioni in cui noi abbiamo bisogno di fortificarci. Amen. E nel primo Samuel, al capitolo 30, Primo Samuele al capitolo 30 abbiamo una storia molto bella che. Questa mattina vogliamo considerare insieme si legge di Davide. Davide, che era il giovane pastore che era stato scelto fra tutti i suoi fratelli per essere il re di Israele. Quando è vero il profeta Samuele andò a cercare nella casa di Isai il re, perché Dio l'aveva mandato là. No, lui non c'entra niente con la predicazione. Quando andò là, va bene, vide tutti i figli di Isaia, erano tutti molto belli, tutti molto belli. E, e allora lui dice, nel suo cuore diceva, sarà questo, sarà questo, sarà questo. Ma alla fine di tutti quelli che erano lì, non ce n'era neanche uno che Dio aveva scelto. E allora ecco che, che Samuele deve dire, ma non c'è un altro, da qualche altra parte, un altro figlio? Sì, ce n'è uno che è ai campi, più piccolo, è vero. E quindi mandatelo a chiamare. E quando lui è venuto, il Signore disse, lui è il re. E cosa Ebbe un insegnamento per il profeta. Disse a Samuele, io non guardo all'esteriore, amen Io non guardo all'esteriore, io guardo alla, al cuore. Questo è importante per, per noi, amè? Se vogliamo avere la benedizione, dobbiamo avere un cuore onesto, puro davanti al Signore, amen e il Signore versa su di noi il suo olio. E Davide era il giovane pastore delle pecore, ed era stato unto come giudice, da, come re dal da Samuele, che era il giudice di quel tempo. E noi sappiamo che Davide, nella sua uh, forza spirituale, è andato contro un nemico molto grosso. Si chiamava? Era proprio grosso, eh? Va bene. era molto più grande di lui. E quando Golia sfidava l'esercito israelita, tutti avevano paura. Ma quando lui si è presentato, lui era andato lì a portare il formaggio, a portare un po' di, di cose, è vero, un po' di mangiare. Eh? E chissà, forse era, era parente di qualche pastore toscano, non lo so. A parte gli scherzi, lui è andato lì solo per portare il formaggio, ma nel suo cuore c'era molto di più, al punto che i fratelli. Quando lui ha saputo chi è questo, questo Filisteo, chi è questo uh, personaggio che cerca di sfidare le schiere di Israele, e lui ha detto io andrò. Va bene. Poi certamente aveva saputo anche che chi avrebbe vinto Golia avrebbe vinto anche la moglie, la figlia de, del re avrebbe avuto anche questa come parte. Ma il suo cuore era di dimostrare che Dio poteva dargli vittoria. Amen. Erano tutti sgomenti, sì. Ma lui disse di Dio che mi ha liberato dal leone, di Dio che mi ha liberato dalla zampa dell'orso, di Dio che mi ha liberato mi libererà anche da questo filisteo. Amen. Allora, voglio incoraggiarti questa mattina, fortifica la tua fede. Di Dio che ti ha liberato nel passato ti libererà ancora oggi. Amen. Contro ogni gigante. Amen. Quindi Davide, davanti a Golia, era niente. E Golia infatti diceva: ma chi, ma chi avete mandato a combattere contro di me? Questo qua io me lo mangio subito. Ma Davide prese la sua fionda aveva con cinque pietre, e gettò la fionda al suo sasso e Golia stramazzò. E sapete che la spada di Golia divenne poi la spada di Davide. Amen. Non era facile maneggiare la spada di Golia, ma Davide aveva la forza per maneggiare la spada di Golia, perché per tutto il resto della sua vita la spada di Golia è diventata la spada di Davide. Amen. E quello era il segno della sua vittoria. Ed è stato così manifestato che il Dio era con, con Davide sin dall'inizio. Ed ecco che in questa situazione la storia di Davide... È molto bella, molto grande, ma non ci possiamo dilungare su tutto, ma in questa situazione noi vediamo nel capitolo 29 di eh, Samuele che Davide era andato alla battaglia, aveva ricevuto, eh, era tornato da Gatte e il re Achis le aveva detto tu sei caro agli occhi miei come un angelo di Dio, se voi guardate il capitolo 29 al versetto 9, perché era entrato in una relazione profonda. E con queste parole di lode risonanti nel suo cuore e nelle sue orecchie, Davide ritorna a casa dove aveva lasciato moglie, figli, moglie, figlie e tutto quello che loro avevano perché volevano riabbracciare, voleva riabbracciare la loro famiglia. Ma quando ritornano là, vedete che il capitolo 30 dice: che Quando Davide e i suoi uomini giunsero a Tisla il terzo giorno, gli Amalekiti avevano fatto una razzia nel Negev a Tislac e avevano preso Tislac e l'avevano incendiata e avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi erano piccoli e grandi e non avevano ucciso nessuno ma li avevano condotti via e se ne erano andati e quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città la città era distrutta dal fuoco le loro mogli i loro figli le loro figlie erano stati condotti via prigionieri che cosa avreste fatto? ci sarebbe stato da disperarsi. Tu ritorni da una vittoria e quello che trovi è la tua città distrutta, la tua casa distrutta, i tuoi beni non ci sono più, i tuoi figli sono deportati, le tue mogli sono deportati. Ma la parola del Signore ci dà una cosa molto bella, versetto 4. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Certo, la disperazione c'era perché anche le due mogli di Davide, Ahinoam la israelita e Abigail la carmelita, già mogli di Nabal, erano anch'esse prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. In questa situazione, dopo che aveva avuto vittoria, ecco che la sua gente inizia a ribellarsi contro di lui. La disperazione e la gente parlava dice, di rapidarlo, Era una situazione tremenda. È vero, perché tutti avevano lo spirito amareggiato, avevano amareggiato a ciascuno a motivo proprio di, 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 di quella situazione che si era verificata, non avevano più niente. Ma Davide, dillo con me, ma Davide si fortificò nel Signore. amen. amen. La situazione non era certo la più bella. Eh? Anzi, dopo essere stato vittorioso in tante situazioni, in questa situazione, anche la gente ce l'aveva con lui. Davide, che fino a quel momento era stato lodato, tocca a fondo. È confuso, è nella disperazione. Ha perso tutto: ha perso beni, ha perso famiglia, ha perso il sostegno della gente. La gente lo minaccia, lo vuole lapidare. Che cosa poteva fare Davide? Umanamente, poteva dire: sarà meglio che io scappi, sì o no? Eh umanamente avrebbe detto io vado via così sparisco dalla circolazione ma Davide non ha fatto questo Davide era un uomo coraggioso Davide si fortificò nel Signore Amen Davide si fortificò nel Signore in tutte le tue situazioni più negative non sfuggire Amen questo è l'insegnamento di questa mattina nelle situazioni più negative che tu puoi avere non fuggire Amen? Non disperarti. Sì, c'è un momento in cui arriva come per Davide anche la disperazione. Non, non siamo fatti di ferro, è vero? Non siamo fatti che non abbiamo sentimenti. Tutti noi abbiamo sentimenti. E se ci portano via figli, se ci portano via mogli, se ci portano via beni, se ci distruggono la casa, non è che siamo felici, non possiamo essere felici, sì o no? È vero? È un'ipocrisia dire state sempre felici, è un'ipocrisia questa. Non possiamo essere sempre felici perché noi siamo fatti di, di carne, ma la cosa gloriosa è che Dio trasforma la nostra vita. Amen? Amen? E cosa, cosa impariamo noi nella nostra vita? Noi impariamo a fortificarci nel Signore, a fortificarci nella nostra fede. Perché siamo qui tutte le domeniche? perché abbiamo bisogno di fortificarci nella nostra fede. Amen, amen. Allora è importante questo per noi, che noi siamo fortificati nella nostra fede. Davide si fortificò nel Signore e il suo Dio e lui in mezzo alla sua vita riconobbe che non poteva contare sugli eserciti. Benché fosse un capo di esercito, non poteva contare sulle persone che lo avevano seguito e gli avevano dato vittoria fino a quel momento. Non poteva contare sulle armi, non poteva contare sulla propria forza, non poteva contare sulla sua qualità di leader, poteva, poteva solo contare su una cosa, sul Signore. Amen. E Davide si fortificò nel Signore. Amen. Cosa vuoi fare tu nella tua vita questa mattina? Vuoi solo dire, grazie Signore per le benedizioni passate. Oggi qui sono in mezzo a un sacco di guai e non so come uscirne fuori. Vuoi continuare a disperarti o vuoi fortificarti nel Signore? Amen. Io voglio dirti questa mattina: prendi il coraggio, prendi la forza, metti in azione la tua fede e fai che la tua fede sia fortificata. Fortificati nel Signore, perché quando tu sarai fortificato nella tua fede tu vedrai le cose giuste. Amen quando noi abbiamo giuste aspettative la nostra fede si mette in movimento Amen. io credo che se faccio questa domanda quante volte Dio ha risposto nella difficoltà alla vostra vita alzate la vostra mano una, due, tre Amen. io credo che non c'è nessuno che è un vero credente che non può dire che, eh, che Dio non mi ha ah, cioè che può, dire, che può dire Dio non mi ha aiutato sono riuscito a dirlo Amen? È chiaro. Tutti noi abbiamo sperimentato la benedizione, la grazia di Dio e non una volta sola, amen? ma più di una volta. Poi continuiamo a essere lamentosi perché siamo lamentosi, ma la verità è che Dio è con noi. Amen? Fortificati nella tua fede, sì come Davide, fortificati nella tua fede. E sai, le nostre aspettative vengono meno quando noi andiamo contro la parola del Signore. Ma la nostra fede si fortifica quando noi facciamo le cose giuste, quando andiamo in linea con la volontà di Dio. Amen. Perché il nemico viene per darci delle menzogne, per farci soccombere, eh, per farci vedere le cose negative che sono intorno di noi. Però quando noi siamo radicati nella parola di Dio possiamo dichiarare la fede nella sua parola e allora noi vedere, possiamo vedere le cose come Dio. Le vede e continuare a camminare con fiducia e con aspettativa. Amen? È importante per noi questa mattina, anche per i prossimi mesi che ci stanno davanti. Poi succedono situazioni dove uno dice: Ma come, io sono stato fedele, ho dato la mia decima, ho dato le mie offerte, ho eh, frequentato le riunioni, ma non ho visto niente di quello che Dio mi ha promesso. Ci sono momenti anche in questa maniera dove dici ma come? Io faccio tutto questo e non sto ricevendo niente dal Signore. Sì, ci può essere un momento negativo, ma voglio dirti che il momento negativo non sarà per sempre. Amen? Dopo ogni tramonto c'è una nuova alba. Amen? Dopo ogni tramonto c'è una nuova alba. E così io credo, io credo e lo credo e lo dichiaro che se noi abbiamo fiducia nel Signore la nostra vita di fede ci farà vedere miracoli finanziari. Amen. Io credo che Dio può fare per noi miracoli finanziari, io credo che Dio può fare per noi sfondamenti, cambiamenti, trasformazione nel nostro sistema e nel nostro modo di vivere e di fare, perché abbiamo bisogno e crediamo che abbiamo diritto a questo. Amen? Non solo ne abbiamo bisogno, ma abbiamo diritto perché siamo Suoi figli. Non si è mai visto un padre che nega la benedizione ai suoi figli. E il nostro è un buon padre, amen? non è un cattivo padre. E Dio non vuole che tu perda la tua fede. Non importa per quanto tempo hai servito o cosa sta succedendo. Ricordati una cosa, ricordati che Dio è il remuneratore di tutti coloro che lo cercano. Amen? Dio è il ricompensatore di tutti quelli che lo cercano. Anche se oggi non vedi, però sappi... Che Dio è pronto a ricompensare la tua fede. Amen. Dilli alla persona vicina a te, Dio vuole ricompensare la tua fede. Amen. Amen. Non cadere nella depressione. Dile alla persona vicina a te, non cadere nella depressione. Non cadere nella depressione. Non farti fregare. Amen. È un inganno, vero? È un inganno allora dobbiamo essere come Davide, dobbiamo fortificarci nel Signore, per vedere il soprannaturale. C'è un grande servo di Dio, un grande uomo che è chiamato il padre della fede. Chi è questa persona lo sapete? È Abramo. Abramo è stato chiamato il padre della fede. E i credenti anche sono chiamati figli di Abramo, perciò noi siamo figli di Abramo. Abramo fu chiamato da Dio, è vero? Ci fu una chiamata divina nella sua vita, la, sua parola, la parola di Dio gli fu rivolta e vediamo che fu chiamato a uscire dalla sua casa, dal suo parentato, dice la scrittura, per sapere in un luogo che non sapeva dove andava. Vabbè? Ora nessuno di noi fa il biglietto per non sapere dove andare. Sì o no? Vabbè? Tutti noi quando ci muoviamo abbiamo... Una destinazione ben precisa, ma Abramo fu chiamato da Dio per andare in un luogo che lui non sapeva: non c'erano treni, non c'era Italo, non c'era Freccia Rossa, non c'era niente di niente, c'era solo i cammelli e le scarpe buone si sì, c'erano. Quindi voglio dire, doveva percorrere una strada, lasciare la leggiatezza lasciare la ricchezza, lasciare tutto per seguire una voce che Dio aveva messo nella sua vita, che aveva una chiamata che Dio aveva dato a lui per diventare un pellegrino alla ricerca di una città che non sapeva dove era. Genesi 12.1. Il Dio gli dice, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Ah, grazie Signore. Qualcuno, come noi spesso diciamo, Signore, io voglio fare la tua volontà, per favore spiegami tutto quello che devo fare. È vero? Eh, e noi vorremmo manda che, noi, che il Signore ci mandasse una lettera scrivendo nel 1975, no, ora siamo andati più avanti, nel, nel 2019 fare questo, nel 2021 fare quest'altro, nel 2023 fare quest'altro. Sapete, non funziona così. Sì o no, siete d'accordo? Il Signore ci dice alzati e cammina. <ride> Inizia a camminare, man mano che cammini io ti rivelerò la mia volontà. Amen. E così vedete anche ad Abramo è stata richiesta una partenza per così dire al buio, senza sapere dove Dio lo conduceva. Ed era un cammino che richiedeva obbedienza, una fiducia radicale, a cui solo se tu hai fede puoi entrare in questo cammino. Amen. Un'obbedienza, una fede radicale. E questa richiesta di obbedienza era totale, ed era anche collegata ad una promessa, perché Dio ci richiede obbedienza, ma ci dà anche promesse. Amen? E, e nella obbedienza noi riceviamo la benedizione, perché Dio adempie le sue promesse. Qual era la promessa? Io farò di te una grande nazione, e ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e in te saranno benedette tutte le... Le famiglie della terra in Genesi 12, versetti 2 e 3. A me una grande promessa. Io credo che Abramo è rimasto un po' maravigliato perché era solo lui, è vero, non aveva grandi cose, ma Dio gli dice: In te saranno benedette tutte le nazioni delle terre. In Ebrei, al capitolo 11, versetto 8 e 10, si parla ancora di Abramo e si dice che. Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo in un luogo che doveva ricevere in eredità. Partì senza sapere dove andava, per fede, soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Ed aspettava, infatti, la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per che cosa stai camminando? Quali sono le tue aspettative? Stai camminando per una città terrena o stai camminando per una città celeste? Amen. Dobbiamo ricordarci questo: che la nostra chiamata è per entrare nella città celeste. Amen. Ogni tanto ci dimentichiamo di questo. Eh? Ogni tanto siamo presi più dal muto della casa che dalla città celeste. Ma la verità è che noi siamo chiamati a vivere per la città celeste. E dobbiamo ricordarci le parole di Gesù. Ecco, io vado a prepararvi un luogo. E quando questo luogo sarà formato io ritornerò. Amen. E quindi camminava Abramo, camminava cupete sulla terra, ma cercava la città che ha i veri fondamenti e cui architetto è Dio. E Abramo obbedì a questa chiamata, ascoltò questa parola, che era una parola rischiosa, azzardata. E doveva lasciare appunto la, le cose civili, il suo territorio, per andare in un posto dove lui non sapeva. La sua risposta fu una risposta molto semplice: non fece altre domande, non rimpianse quello che lui lasciava dietro e anche andò in fede, senza sapere dove andava. E quindi vediamo che queste tre caratteristiche sono anche il nostro percorso. Non possiamo obbedire a Dio continuando a fargli delle domande, dobbiamo obbedire e basta, è vero? Dobbiamo camminare per fede e non eh, rimpiangere ciò che noi lasciamo indietro perché crediamo che Dio è per noi qualcosa molto più importante. Abramo non solo parte al buio, Abramo riceve una promessa così grande. Che in Lui sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra. Ma mi sembra che a cento anni ancora non aveva neanche un figlio, È vero? ci sono voluti 25 anni di promesse per la sua fede che fosse rinforzata per poter arrivare alla fine a ottenere il figlio della promessa che era Isacco. E in questo cammino noi sappiamo che ci sono stati. Incidenti di percorso di diverso tipo, va bene, che si sono poi ripercossi nella vita eh, di Abramo e, e della sua famiglia. E quindi la cosa importante è che in Romani capitolo 4 si parla proprio della fede di Abramo e si dice questa cosa molto bella. Eh, andiamo in Romani capitolo 4, versetto 18 e 21, avete la Bibbia? Se no possiamo metterlo là. Si legge che eh, Abramo, anche lui, pur vedendo che il suo corpo era svigorito, pur vedendo la sua impotenza, pur sapendo che Sara non poteva partorire, infatti leggiamo che Sara si mise a ridere quando gli angeli gli hanno detto eh, che avrebbe partorito il, un figlio, è vero, ma la parola del Signore che dice che Abramo si eh, fortificò nella sua fede. Leggiamo questi versetti, sono molto belli. Eh, Romani 4, dal 18 al 21. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni. Secondo ciò che ora è stato detto, così sarà la tua progenie e non essendo affatto debole nella fede, amen, non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo di quasi cent'anni, né a grembo già morto di Sara, e neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, amen. Tutte le apparenze erano impossibilità. Amen? Ma noi siamo qua per dire che vogliamo vedere le cose invisibili e credere nelle cose impossibili. Dillo con me, voglio vedere le cose invisibili e credere nelle cose impossibili. Amen? E per fare questo allora abbiamo anche Abramo che si è fortificato nella sua fede. Amen? Amen, fortifichiamoci nella fede e la fede muoverà le situazioni. Ecco, lui si è fortificato, ha creduto, non ha guardato all'apparenza esterna ed era pienamente convinto. Amen. con me, Come era? Pienamente convinto che Dio poteva fare quelle cose. Amen. Allora, per fortificare la tua fede hai bisogno di essere pienamente convinto convinto che Dio può fare quello che tu umanamente non sembra possibile per fortificare la tua fede devi dare gloria a Dio, fortificò la sua fede e diede gloria a Dio, non ha detto ah sono finito non posso più generare e Grembo di Sara non può più generare, non ha detto niente di questo, ha detto io sono pienamente convinto che Dio ha fatto una promessa e l'ha Adempirà è dato gloria a Dio in questo suo esempio di fede. Più la fede, più la cosa è disperata, e più hai bisogno della fede. Sì? Amen. Più sei disperato, e più hai bisogno di fede, più hai bisogno di fortificarti. Perché il dubbio è il primo grado di cammino rispetto all'incredulità. Satana, nel Genesi capitolo 3. Il primo, pus, il primo cosa che ho fatto è mettere un dubbio, va bene. Allora, il primo seme che ti mette il diavolo nella tua mente per entrare nell'incredulità è il dubbio, ma sarà proprio vero? Ma sarà veramente così? È vero, ma sarà possibile e poi ci sono le cose pratiche. Ma perché mi sta succedendo tutto questo? Ma perché, nonostante che io sono fedele nel dare, vi vengano da pagare tutte queste bollette che non avevo previsto? Ma perché, nonostante tutto, la macchina mi si rompe, eppure io sto dando per l'opera del Signore? Queste sono le cose pratiche. Eh? Sapete, se c'è una cosa dove il diavolo mi ha sempre attaccato, sono state sempre le finanze. Perché io ho sempre cercato di essere fedele, ma sempre ho avuto attacchi. Di tutto mi è successo, non so quante volte mi hanno rubato la macchina, va bene? non so quante volte mi sono venute cose, eh? Portafogli, di tutto, va bene? ma noi non ci arrendiamo, a me? Noi siamo di quelli che non ci arrendiamo, io sì no? Dillo, io non mi arrendo, dillo, dillo. Io non mi arrendo, io non mi arrendo. Io mi voglio fortificare e mi fortificherò nella mia fede. Niente no, niente ma, niente perché, niente dubbi, ma fede nel Signore. Amen. E quindi vediamo che la fede eh, è stata vittoriosa anche nella vita di Abramo. Sapete, è stata una prova lunga, eh? Una prova lunga. Aspettare per 25 anni un figlio promesso che non arriva, ed arrivare all'età dove tu non puoi più generare figli. E credere che Dio ti darà un figlio, non so quanti di noi avrebbero resistito, ma Abramo si era fortificato nella fede e dette gloria a Dio. Amen. E quindi dobbiamo credere che Dio è verace. Amen. La parola del Signore ci dice questo proprio, che, che in 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 10, ci dice che chi non crede in Dio lo fa diventare bugiardo. Questo è il versetto. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé e chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso nel suo figliuolo. Amen? Allora, ci sono ancora sei mesi davanti a noi. Che cosa ci aspettiamo di buono dal Signore? Amen. Che cosa potrebbe impedirci di ricevere dal Signore? Può impedirci il nostro passato. Perché magari abbiamo avuto delusione nel nostro passato e allora dobbiamo lavorare su quello. Può impedirci il fatto che abbiamo sperimentato dolore, tradimento, delusione e quindi non abbiamo più fiducia eh, nel futuro. Può impedirci il fatto che ci sentiamo soli e abbandonati. Ogni tanto entriamo in questa crisi dove diciamo: Ah, qua nessuno mi vuole bene. Ma, ma non è così, è solo un'idea magari che ci viene suggerita. Ma noi vogliamo lasciare lo Spirito Santo questa mattina che ci guarisca. Amen. Che ci guarisca da tutte le ferite, da tutti i problemi, che porti via ogni dubbio e che rinnovi la nostra mente affinché noi possiamo camminare nella strada che il Signore ha già preparato per noi. Amen. E quindi voglio incoraggiarti: inizia a vivere una vita piena di fede. Amen. Una vita piena di fede. Aspettati. Ogni giorno che qualcosa di bello accada, Amen. questo non è il pensiero positivo. Dove ti alzi la mattina e dici: oggi sarà una bella giornata, oggi sarà una bella giornata, oggi sarà una bella giornata, oggi sarà una bella giornata. Sarà una bella giornata. Non sarà una bella giornata, Amen. però, aspettati che Dio faccia qualche cosa ogni giorno, Amen. perché l'aspettativa in Dio fortifica la tua fede. Amen. E quando stai vacillando ricordati di Abramo che ha aspettato 25 anni, tu non hai neanche aspettato 25 anni, va bene, sei ancora forte va bene? e possiamo essere ancora più forti nel Signore. Amen? Quindi mettiamoci in movimento perché quando aspettiamo qualcosa noi ci muoviamo per realizzarla, sì o no? L'aspettativa attiva la nostra fede ma la nostra fede ha bisogno di azione. Amen? Quindi, se noi vogliamo vedere la nostra fede realizzata, dobbiamo anche muoverci nell'azione. E quello che Abramo ha fatto è che ogni giorno, io credo, lui stava aspettando, ma si stava muovendo con questa sua fede, di credere che Dio avrebbe fatto un miracolo nella sua vita. E la parola del Signore ci insegna che la fede senza le opere è morta. Va bene? Però chiedi al Signore qual è il passo di fede che devi fare. Perché Lui ti dirà qual è la strada da percorrere. Amen. E così anche noi vogliamo, come Davide, eh, nei momenti in cui siamo grandemente angosciati per gli ostacoli, per tutto quello che succede nella vita, allora rivolgiamo il nostro sguardo al Signore. Amen. E incoraggiamoci, riceviamo forza, riceviamo incoraggiamento, e cerchiamo anche i nostri fratelli, le nostre sorelle, cerchiamo aiuto da loro. Va bene? Cerchiamo preghiera, cerchiamo. Di alimentare le nostre aspettative, fortifichiamoci nella fede, perché Abramo è scritto: Abramo credette nel Signore e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Amen. Quanti vogliono che il Signore dica: 'Sì, questo è veramente il mio figlio giusto'. Amen. Questo è il mio figlio che ha saputo aspettare e ha saputo combattere e ha saputo ricevere la mia promessa e vedere la realizzazione della sua vita. Amen? Perché voglio dirti una cosa, ebrei 11.6, puoi piacere a Dio solo se hai fede. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Amen? Perciò è molto importante questo, che noi ci fortifichiamo nella fede, per vedere che le cose impossibili diventano e che le cose invisibili diventano visibili ed entrare così nel suo cuore naturale. Vogliamo alzarci un momento.